Buongiorno, benvenuti. Mi presento, sono Marco Brunella Randelli ed ho il piacere di occuparmi dell'ufficio formazione della Raffaello Libri. Qui a fianco a me ho il cavalier Franco Bastianelli, uno degli editori del gruppo, e al quale abbiamo chiesto di fare un saluto iniziale. In questo momento deve essere qui a fianco al signor Bastianelli la presidente di Rase Nazionale, la professoressa Mariolina Ciarnella, che ci saluterà un pochino più tardi. E ecco, cavaliere, a lei mi piace. Benvenuti e grazie di essere qui. Vorrei fare un saluto a nome del gruppo editoriale Raffaello. E se la professoressa dell'IRASE, che adesso non c'è, me lo permette, anche a nome dell'IRASE nazionale. A questo saluto vorrei abbinare un ringraziamento. Un ringraziamento ai docenti, alle persone presenti qui nella nostra sala conferenze e un ringraziamento a tutte le persone di cultura, docenti e genitori collegati con noi in rete. Detto questo, per noi questi giorni sono stati giorni importanti in quanto abbiamo stilato con l'IRASE un percorso che si è concluso proprio in questi giorni per costituire un protocollo d'intesa, protocollo per cosa fare, per sviluppare corsi, aggiornamenti, una programmazione, una produzione, percorsi, formazione per docenti. Questo insomma è l'intento di questo messaggio che stiamo dando oggi. Detto questa era la mia premessa iniziale, non ho altre cose da dire e vi auguro buon anno scolastico e anche con tutte le problematiche che sono in corso. Vi saluto e passo la parola. Grazie. Allora, eccoci qua. Io faccio una piccola spiegazione iniziale. Chi ci segue, chi ci conosce sa bene qual è il nostro stile. Ci piace essere diritti, dire le cose come stanno, cercando sempre di fare del nostro meglio, questo sia chiaro, ma essere pratici, concreti. Forse anzi sicuramente è stato anche questo uno dei motivi per cui con i RASE è stato così semplice programmare un percorso insieme. Sapete bene che per un evento come questo, perché è inutile nasconderlo, abbiamo un copione, con la regia abbiamo fatto tante prove, tante sono state le domande che abbiamo valutato, cambiato, programmato, insomma sarebbe stato impensabile non fare così. Per dire in poche parole ai relatori che sono alle mie spalle, che tra poco vi presenterò, gliel'abbiamo fatta semplice. Abbiamo chiesto loro, anzi abbiamo detto loro, domani vi interrogo ma porta argomento piacere, perché alla fine è questo il concetto, cioè loro, che vi ripresento, abbiamo la professoressa Maila Pentucci dell'Università di Chieti, la dirigente scolastica, la preside Laura Barbirato, la dottoressa Cinzia Mion, già dirigente scolastica, formatrice psicologa, il dottor Giancarlo Cerini, ha fatto parte di tantissime commissioni, si diceva ispettore, adesso è un dirigente tecnico se il termine è giusto, la dottoressa Alessandra Venturelli, che è fondatrice, ideatrice dell'omonimo metodo, grafologa e esperta del gesto grafico, la dottoressa Mariella Spinosi, che è una dirigente tecnica, già comunque sia dirigente scolastica, professoressa. Ecco, loro di cose hanno già detto sul 14 settembre, hanno già detto e scritto di tutto e per tutti, per i blog, per i social, per le riviste, hanno fatto corsi, hanno fatto webinar, hanno partecipato a molti convegni con editori come noi, insomma hanno scritto di tutto, perché tanto che si parla di questo 14 settembre. E noi cosa abbiamo fatto? Confidando sull'amore che hanno per l'universo scuola, abbiamo detto loro: avete ancora qualcosa da dire? Qualcosa che non avete potuto dire? Un sassolino che avete ancora nella scarpa che vi volete togliere? Per questa è la platea giusta, ecco, abbiamo giocato su quello.
sia chiaro che parleremo anche di tutto quello che hanno già scritto e detto, perché se l'hanno fatto vuol dire che è quella la strada, le regole da seguire, è quella la direttiva, ok? Però rimane sempre un qualcosa che hanno ancora voglia di dire. Quindi ecco, sarà grazie a voi che ci state ascoltando, grazie alle vostre domande che i colleghi del multimedia, delle nostre redazioni stanno già raccogliendo, far sì che nell'ultima parte, che sarà il dibattito conclusivo, si possa portare alla luce quello che ancora non hanno detto. Perché la giornata è molto semplice quella di oggi. Siete già qua perché siete entrati con un link, questa è la prima fase, è la tavola rotonda. Durerà circa un'ora. Alla fine di questa tavola rotonda avremo un attimo di pausa, potrete scegliere con gli altri due link, uno per partecipare al webinar con Flavia Franco, uno per partecipare al webinar con Filippo Sabatini, e per ascoltare la parte emozionale, sarà un momento molto bello. Dopodiché torneremo nella fase finale, nel dibattito, dove avremo il piacere di leggere le domande che avrete inviato. Sicuramente non riusciremo a leggerle tutte, questo sia chiaro, le pubblicheremo, chiederemo ai relatori, adesso ve lo chiedo in diretta, risponderete a qualche domanda nei giorni futuri, e chiederemo a loro di rispondere. Però ecco, cercate di indicarci questo, se ponete una domanda chiedeteci anche, cioè scriveteci anche a chi volete, vogliate che sia posta, ok? Quindi questo è un po' il concetto generale. Io in questo momento ho finito questa mia piccola presentazione. Mi sposto sul banchetto ed iniziamo con qualche domanda. Okay. Allora, ovviamente le domande ce le ho preparate, questo sia ben chiaro. Allora, la prima non posso che farla da Cucerini. Ok, e diciamo che il problema la ripresa in occasione di questo incontro, in realtà io mi ricordo le chiacchiere che abbiamo fatto a Ravenna la prima volta che ci siamo incontrati, quindi volevo chiedere, la scuola sta per ripartire? Da qualche parte l'ho già fatto. Come stiamo arrivando a questo appuntamento? Siamo preparati? In quale stato d'animo? C'è il rischio che le preoccupazioni dei protocolli sanitari e di sicurezza prendano il sopravvento sugli aspetti didattici? Certo, è un anno molto particolare, inedito per tutti noi. Abbiamo passato un'estate con molte sfumature di stati d'animi diversi, timori, dubbi, anche speranze, anche elementi di ottimismo. Certamente si sono succedute tante notizie, buone notizie, cattive notizie. Il 14 settembre è diventata una data simbolica, probabilmente passerà un po' alla storia come l'11 settembre del 2001, speriamo in termini più positivi, potrebbe segnare uno spartiacque. Certo, mi sarei aspettato un settembre diverso, adesso già inizio con i miei sassolini, cioè probabilmente si poteva immaginare non una deadline 14 settembre, cosa succede prima e dopo, ma un settembre graduale, conviviale, quindi iniziare con gradualità dal primo settembre attraverso piccoli gruppi, attività elettive, attività di recupero, ascolti, dialoghi, incontri con i genitori, con i bambini, passaggi di consegne, eccetera. Ecco, questo invece il messaggio è stato dal primo settembre solo chi deve recuperare, come se la scuola fosse un luogo di sofferenza e non tanto il piacere di rincontrarsi a scuola. Cattive nuove e buone notizie, per esempio io metto tra le cattive notizie il fatto che è stato proposto a tutti gli insegnanti italiani un test sierologico e che in questo momento siamo al 30%, non ci stiamo facendo una bella figura, cioè è una specie di segnale di sfiducia, noi ci tiriamo indietro e questa ci danneggerà, però per esempio gli elementi positivi è che dal punto di vista sanitario è vero che c'è un contagio diffuso crescente, ma i nostri reparti ospedalieri, le terapie intensive sono molto ridotta la presenza, tipo 150 adulti su 4.000 che c'erano in marzo, quindi possiamo stare tranquilli. Per esempio, notizie positive, sta venendo fuori qualche terapia efficace, ci sono delle procedure di tracciamento, ormai abbiamo ben imparato le regole base, il distanziamento, la pulizia delle mani, l'uso delle mascherine, però notate che già queste tre questioni applicate alla scuola dei piccoli, sono già molto più complesse. Ecco, elementi ancora positivi,
si sta manifestando un bisogno di scuola, tutti si aspettano fatti positivi dalla scuola, che riapra, che sia possibile rincontrarsi tra bambini, insegnanti, genitori, una corresponsabilità forte che si chiede alle famiglie, per esempio nel controllo delle condizioni di salute di chi entra a scuola. Però notate che le cose che ho detto, poi magari potremmo avere buone notizie, per esempio forse si faranno dei test rapidi di tipo salivare, cioè avremo delle procedure facilitanti più tranquille. Però notate che tutti i nostri discorsi, almeno quelli che ho fatto finora, sembrano tutti catalizzati dalla preoccupazione sanitaria. È una situazione molto incerta che sta un po' provocando dei contraccolpi, cioè parliamo meno di educazione, di didattica, di relazione educativa, di bambini. Poi è chiaro, noi speriamo, io dico sempre, i bambini sono miracolosamente immuni, cioè se andiamo a vedere i dati statistici è basso il tasso di coinvolgimento dei piccolissimi, abbiamo delle incertezze, però è significativo. Quindi una situazione di incertezza in cui probabilmente stiamo anche un po' scontando dei ritardi storici, cioè io dico siamo impreparati, ma non è che siamo impreparati di fronte al Covid, siamo impreparati perché la nostra scuola negli ultimi 20-30 anni si è un po' impigrita, l'opinione, diciamo, i decisori politici forse l'hanno un po' sottovalutata, per esempio gli spazi non lo scopriamo adesso che le nostre scuole spesso non hanno spazi idonei, quindi io dico beati costruttori di scuola, si facciano avanti quelli che vorranno costruire nuove scuole, da 30 anni quasi non si costruiscono scuole. Le dotazioni per esempio degli arredi, mi ha colpito il fatto di ci sia bisogno di 2 milioni e mezzo di banchi, però l'Emilia Romagna chiede il 15% di banchi, la Sicilia il 79%, come siamo messi, perché questi ritardi? Ecco, allora credo che ragionare sulle condizioni reali, laboratori, li stiamo perdendo perché tutti gli spazi devono essere utilizzati per le aule. I servizi, per esempio le mense, forse scompaiono, ma dietro le mense c'è un'idea di giornata educativa, di tempo disteso, di relazioni. Biblioteca, mi diceva un insegnante, lì la saletta Covid sarà la biblioteca. Allora notate anche qui rischi, noi potremmo farci prendere dal pessimismo, io dico sempre dobbiamo essere ottimisti, usiamo lo slogan di organizzazioni internazionali quando dicono cerchiamo un accomodamento ragionevole, cioè cerchiamo di fare la migliore organizzazione possibile nelle condizioni date, puntando sulla resilienza dei grandi e dei piccoli. Forse i piccoli saranno più resilienti di noi, cioè la capacità di affrontare l'imprevisto, delle novità, delle difficoltà, con la voglia di andare avanti comunque e di trovare delle risposte. Spero che sia così. Bene, e sono tanti gli scenari che la sua risposta ha dato. A noi come editori mi viene in mente solo una cosa, ecco, parlavamo di didattica, prima didattica in presenza, come ritornare ad essere fisicamente in aula. Però non possiamo dimenticarci la didattica a distanza, che è un'arma, uno strumento che possiamo sempre utilizzare. Mi rivolgo quindi alla professoressa Pentucci. Il passaggio dalla didattica online, cioè dalla didattica d'aula, dalla didattica online, quali scenari, quali sono le questioni? Allora, le questioni e le problematiche sono moltissime. Mi riferisco al periodo che abbiamo appena vissuto, in cui ci siamo cimentati, diciamo, con la didattica online. Credo che la parola chiave sia ambiente di apprendimento, cioè gli insegnanti si sono resi conto, sperimentandolo, che passare dall'aula allo schermo di un computer significa non un trasferimento di ciò che si sarebbe fatto nella didattica d'aula su un altro mezzo, ma di una trasformazione profonda, perché cambia appunto l'ambiente d'apprendimento. Noi sappiamo che l'azione didattica viene modificata da vari vincoli di sistema e intanto non è un'azione ma è una coazione, o meglio un'interazione in cui collaborano il docente, lo studente, ma soprattutto l'ambiente.
Il problema del passato periodo è stato l'emergenza, non è stata la didattica online. Gli insegnanti non hanno potuto progettare una nuova didattica. Nel primo momento si sono limitati a trasferire per una questione di urgenza, appunto di necessità. Ma ci siamo resi conto che abbiamo tanti insegnanti creativi e che hanno attinto dalla loro cassetta degli attrezzi, dalle esperienze che hanno, e hanno riorganizzato la loro didattica proprio comprendendo che l'online è un diverso ambiente d'apprendimento, che pone quindi vincoli differenti, ma anche opportunità differenti, dove è possibile ricostruire almeno in parte l'interazione e dove è possibile pensare a tipi di didattica alternativa che non sia una didattica esclusivamente trasmissiva e frontale come lo schermo del computer può far pensare, cioè parlo di fronte a una videocamera e c'è un pubblico che mi ascolta. Gli insegnanti che io con il mio gruppo di ricerca ho seguito durante il periodo del lockdown hanno evidenziato tutti, ma lo stanno evidenziando anche sui media e così via, che il tempo che hanno dedicato alla didattica è stato assolutamente maggiore, forse duplicato rispetto al tempo che dedicavano alla didattica d'aula, e questo dipende da questa necessità di riprogettare che probabilmente hanno vissuto esperienzialmente sulla propria pelle, quindi hanno dovuto ristrutturare e ricostruire. Io direi che pensare a una progettazione flessibile, non più ad una pianificazione step dopo step, la progettazione flessibile è qualcosa che diciamo in didattica stiamo proponendo e studiando da tanto tempo, potrebbe essere un aiuto nel momento in cui lo scenario che ci si presenta non sarà uno scenario definito aula oppure online, ma dovrà essere uno scenario misto. Credo, per concludere, che la cosa più complessa possa essere non pensare ad un'alternanza, ma pensare di far convivere le due modalità. Alcuni alunni seguono la lezione da casa a distanza e altri sono in classe in presenza. In questo caso sarebbe una sfida veramente grande, perché non ci sono evidenze di ricerca in questo senso, e a mio avviso sarebbe molto molto complesso progettare questa didattica multipla, che non saprei come altro definire. Grazie. Beh, assolutamente, la didattica a distanza apre dei scenari incredibili, se non altro per l'hardware e le strumentazioni che mettiamo in gioco, tablet, device, insomma sono tante magari le tecnologie, i nomi che molto spesso i genitori non conoscono, si trovano un po' in difficoltà. Io personalmente credo che più mancherebbe a me la macchia di chiostro sulla mano, la matita quando la temperi che poi ti rimane, insomma ecco questo un pochino, il gesto grafico di per sé, per questo che adesso mi rivolgo alla dottoressa Alessandra Venturelli, che è esperta del gesto grafico, ecco, come attrice del metodo e chi segue da casa, per lei è già un punto di riferimento per questo, perché sanno bene quali sono i suoi studi, la sua ricerca e i 20 anni che sono alle sue spalle su questo. Ma io le chiedo proprio direttamente, dottoressa, in questo avvio particolare del nuovo anno scolastico, quali consigli darebbe agli insegnanti che iniziano questo approccio, questa nuova cosa, senza poter utilizzare per esempio uno strumento? Allora, intanto io mi riferisco ovviamente a quella che è la mia esperienza sul campo, praticando proprio sperimentazione con bambini, diciamo da 2 a 8 anni, e quindi è di questo che vorrei parlare. Credo che bisogna fare dei distinguo anche legati a cosa proporre e quando proporre la didattica online e la didattica in presenza, e pensare, sono d'accordo, con una flessibilità ragionata, però magari prima dovremmo fare ricerca, prima di applicare in modo massiccio delle tecniche. Per quanto riguarda la mia esperienza, per bambini piccoli, sappiamo, su base non solo della mia ricerca personale, ma su base di ricerche a livello internazionale, che i bambini, tanto più sono piccoli, imparano in un solo modo. Uso dei sensi e della motricità insieme, uso del corpo, partendo dalla concretezza, per arrivare per gradi all'astrazione.
Io ho svolto molta ricerca su questo campo e sappiamo che quindi non si può bypassare tutto questo utilizzando la tecnologia digitale. Detto questo, vorrei anche fare una piccola puntualizzazione, magari anche per genitori o insegnanti che ci seguono da casa. Sappiamo, su base di ricerca statistica, che tutti i paesi nel mondo che hanno applicato massicciamente la tecnologia digitale in modo sostitutivo hanno avuto dei drastici abbassamenti del rendimento scolastico. E questi sono dati oggettivi, non sono opinioni. Detto questo, chiaro, c'è un'emergenza sanitaria, dobbiamo porci problemi effettivi di salute. Quindi è vero che c'è una priorità salute, ma io penso che dovremmo anche considerare la priorità della formazione, dell'educazione, sono perfettamente d'accordo col dottor Cerini, e quindi vedere di pensare, ripensare, magari su base di ricerca, però di qualcosa già collaudato, cosa funziona con i bambini, cosa poter proporre. Ad esempio, per quanto riguarda la classe prima, io consiglierei vivamente agli insegnanti di partire dai bambini, da come ti arrivano. Quindi nella concretezza, quali competenze hanno quando ci arrivano? A livello emotivo, a livello di motricità, sappiamo dissociare le dita, abbiamo la consapevolezza percettiva spaziale, il senso del ritmo, sono tutte cose fondamentali. Dobbiamo sempre partire da lì, non possiamo pensare di saltare questi passaggi. E se è venuto un lockdown che ha impedito la didattica in presenza per praticamente un quadrimestre ai bambini della scuola dell'infanzia, è evidente che non possiamo far finta di nulla e il primo giorno di scuola scrivere ad esempio la data alla lavagna e pretendere che i bambini la scrivano. Non possiamo pensare di mantenere i ritmi che avevamo in mente, che facevamo gli anni precedenti. Dobbiamo partire dai bisogni dei bambini, e i bisogni dei bambini sono prima di tutto di tipo emotivo e sociale. Sappiamo che non è possibile trasmettere informazioni e fare formazione senza un'interazione diretta di uomo a bambino, quindi di persona anche competente e qualificata. Non si può nemmeno imparare il linguaggio verbale attraverso la televisione o un tablet. Abbiamo ricerca che ci dimostra che neuroni specchio si impara ovviamente e solo per imitazione. Parlo delle competenze del fare. Il mio metodo è basato su questo. Quindi dovremmo ripensare, con tutti i limiti non poter muovere questi bambini. Quindi io vorrei in questa occasione anche proprio manifestare la mia solidarietà totale agli insegnanti che avranno questa enorme difficoltà a fare didattica con questi limiti così gravi, così grandi. E penso anche, mi permetto di dire, pensiamo ai bambini che arriveranno a 6 anni e che avranno alle spalle tutta questa situazione di anche paura, di ansia che verrà trasferita inevitabilmente dagli adulti, perché purtroppo loro percepiscono immediatamente il linguaggio non verbale, ancora prima di quello verbale, e dovranno essere costretti a stare al banco per 6 ore. Questa è una cosa terribile per un bambino, è innaturale ed è disumana. Quindi dovremmo pensare a riprogettare una didattica che sia a misura di bambino. Io mi spendo da diversi anni in questa direzione e sono disponibile assolutamente a dare consigli anche diretti, perché conto molto anche sulla creatività assoluta degli insegnanti, però è anche vero che gli insegnanti non possono avere solo limiti, hanno bisogno che venga presa in considerazione tutta la loro, come dire, necessità di fare bene il loro lavoro, e che i bambini hanno anche loro dei diritti, il diritto ad esempio di esprimersi, il diritto di manifestare emozioni, il diritto di muoversi, perché senza movimento, senza partire dal corpo, non si impara nemmeno a leggere, scrivere e contare. Assolutamente, e anche perché il ruolo del maestro o della maestra, adesso capiamo se è declinabile oppure no, sto guardando la dottoressa Cinzia Bion, che tra i tanti titoli per le pari opportunità ha fatto tanto e farà ancora molto. Abbiamo disquisito per esempio se si declina maschile e femminile, ma non è questo il tema del dibattito di adesso.
parlavamo appunto del maestro, cioè senza un insegnante consapevolmente preparato, formato, si può fare didattica in presenza, dico fisicamente, si può fare presenza, cioè io alla fine ve lo richiedo, cioè la relazione educativa può essere svolta anche senza avere qualcuno che fisicamente sta lì? Allora, chiaramente io rispondo di no, perché il linguaggio del corpo, e mi riaggancio a quello che diceva la professoressa Venturelli, è fondamentale. Ed è così fondamentale che è l'unica modalità che il bambino, di cui il bambino si fida, perché nella sua crescita evolutiva, a partire da quando è nato, che per esempio viene definito dai moderni, visto che ha nominato i neuroni specchio, dai moderni osservatori della prima infanzia come bambino già competente. In che senso il bambino alla nascita è già competente? È già in grado di essere in relazione con. Si vede infatti che è in grado di focalizzare lo sguardo su chi lo sta guardando, che è in grado di sorridere, che è in grado di vocalizzare, di rispondere ai vocalizzi. Questo discorso dell'importanza del linguaggio del corpo è anche, possiamo agganciarlo precedentemente, alle ricerche di Azura Guerra, che diceva che la prima modalità di interazione, comunicazione dopo essere venuti al mondo è stata quella della tensione e distensione nei confronti della madre, vale a dire il dialogo tonico con la madre. Questo imprinting lascia un segno profondo, ma lascia un segno profondo anche in noi, tant'è vero che io adesso quando giro con la mascherina provo un disagio enorme nei confronti del fatto che non riesco ad avere dei segnali rispetto al livello di relazione. Ma tornando al discorso dell'insegnante, la presenza dell'insegnante, quindi il valore che viene dato alla relazione educativa, è fondamentale, perché vengono emanati dei permessi impliciti che vanno a coprire i bisogni profondi. Questi permessi impliciti, per esempio io mi rifaccio all'analisi transazionale, sono permessi impliciti profondi. Per esempio l'analisi transazionale dice il permesso di esistere, che chiaramente in primis viene dato e soddisfatto dalla madre e dai genitori, ma anche alla scuola. Il bambino che si affaccia alla scuola dell'infanzia a 3 anni ha bisogno di avere un insegnante che lo fa uscire dallo sfondo, che è come se gli dicesse: mi piaci come sei, sono contenta o sono contento che tu sia arrivato. Questo bisogno di riconoscimento, che è la base proprio dell'identità. Un altro bisogno importantissimo, che però secondo me verrà mortificato, come diceva la professoressa Venturelli, è il bisogno che viene soddisfatto dal permesso di star vicino agli altri, di partecipare. Allora, questo discorso della partecipazione dovrà subire un ridimensionamento. Come puoi stare vicino agli altri? Però il permesso deve riceverlo il bambino, altrimenti rimane questo vissuto di isolamento. Un altro permesso importante, visto che siamo a scuola, è il permesso di pensare. Il permesso di pensare inteso come capacità di esprimere pensieri tuoi, autentici, e c'è senz'altro un insegnante che, come dice, che dicesse davanti a lui: mi interessa quello che stai dicendo, l'ipotesi che tu stai facendo. Alla scuola dell'infanzia si chiede già che vengano fatte delle ipotesi. Mi interessa, mi piace quello che stai pensando. Altri permessi importanti sono il permesso di provare emozioni e sentimenti. Allora rendiamoci conto che la compressione proprio a livello corporeo che ha subito il bambino durante questo lockdown è una compressione che ha alterato l'autoregolazione emotiva del bambino, tant'è vero che i neuropsichiatri parlano di disregolazione emotiva. Un giorno la nonna di un bambino, una mia amica, mi ha detto: mio nipote nell'intervento col suo fratello oggi mi sembrava un leone. È come se, che era un bambino in genere molto, molto attento, molto disponibile, eccetera, ha liberato una aggressività compressa che è stato un grido di allarme, chiaramente.
questo discorso della disregolazione emotiva deve essere preso in carico dalla scuola. I bambini devono essere messi nella condizione di poter parlare delle emozioni che hanno vissuto, perché i bambini, mentre noi eravamo preoccupatissimi e che vivevano accanto a noi, origliavano, si rendevano conto che c'era una disparità tra il linguaggio verbale rassicurante dei genitori e invece quello che loro captavano attraverso il linguaggio del corpo, perché per loro il linguaggio vero, quello che non bara, è il linguaggio del corpo. Bene, diciamo così le cose come stanno. Io ricordo l'anno zero di la didattica con i contenuti digitali, soprattutto per la scuola primaria. Ricordo quanto con i colleghi ci siamo impegnati a livello di risorse umane e quanto l'azienda, quanto la casa editrice ha investito per quanto riguarda i contenuti digitali. Quindi ecco, su questa didattica a distanza abbiamo bisogno di qualche good news, quindi mi rivolgo alla professoressa Pinducci. Ecco, professoressa, come attivare nello studente, diciamo, come aiutare lo studente sulla didattica online, ma non solo lo studente, anche il docente, come introdurre tutto questo, ci dia dei consigli, ci tolga dai guai, perché qui sembra che stanno demonizzando la didattica a distanza. Allora, io non ho ovviamente una risposta certa. Se ho imparato qualcosa dal fare ricerca è che diciamo le risposte sono sempre provvisorie e che si deve comunque sempre cercare di andare avanti e modificare ciò a cui si è arrivati e trovare nuove evidenze. Quindi io non posso dare dei consigli, ma non posso dare delle certezze. Vediamo di tutto, basta che torna una parola gentile per la didattica a distanza e il contenuto digitale. Allora, l'esperienza che noi stiamo facendo, lavorando sulle pratiche degli insegnanti, in particolare partendo dalle teorie dell'enattivismo, che sono un pochino quelle che guidano il nostro gruppo di ricerca, stiamo proponendo ai docenti di sperimentare forme di microlearning basate sulla centralità del compito. La centralità del compito sta diventando essenziale non solo per la didattica online, ma per la didattica tout court. Il compito deve essere rivisto come significato, deve diventare un'attività che parta da una situazione sfidante, cioè una situazione che abbia qualcosa a che fare con l'esperienza diretta del ragazzo o del bambino che abbiamo davanti, e che conduca con sé il vissuto esperienziale dei ragazzini. Il compito, inteso in questo senso, parte dal conflitto cognitivo, cioè parte dal fatto che il bambino si pone delle domande rispetto al mondo e a queste domande in qualche modo bisogna rispondere. Il problema non è quello di aggregare contenuti digitali o contenuti, permettetemi la parola, analogici. Il problema è che nel momento in cui, se ci ritroveremo un'altra volta costretti a lavorare in una forma online, quindi in una forma a distanza, il compito deve cercare di nascondere in sé l'insegnante. Damiano parlava dell'insegnante nascosto nel dispositivo, mai come in questo momento può essere utile ristudiare, riscoprire questo tipo di definizione. Cosa vuol dire l'insegnante nascosto nel dispositivo? L'insegnante che predispone non solo i contenuti, ma predispone uno scaffolding all'interno del compito che possa essere sostenuto dai bambini anche nel momento in cui i bambini sono dietro allo schermo, e soprattutto un compito che si chiuda sempre con la metacognizione, cioè con momenti in cui viene chiesto per quale motivo hai realizzato questo tipo di attività, come hai agito, potevi agire meglio, una serie di domande di scoperta e di ristrutturazione, di ripercorrimento dell'attività che è stata fatta. Ripeto, è una sperimentazione in atto, la ricerca come sapete è lunga, ha tempi che vanno al di là delle contingenze e dell'emergenza, ma i primi risultati sono risultati che ci hanno dato delle positività, soprattutto nel momento in cui li abbiamo condivisi con gli insegnanti veramente pressati e preoccupati dal dover progettare una didattica senza avere contezza di quale ambiente d'apprendimento effettivamente troveranno al loro ritorno in aula. Rendere centrale il compito, partire da una situazione sfidante, utilizzare, aggregare contenuti digitali e contenuti
analogici, in base alle esigenze, alle esperienze, alla cassetta degli attrezzi a cui facevo riferimento prima, ma soprattutto corredare sempre il compito di un sostegno, di una guida che sia metacognitiva da un certo punto di vista, riflessiva da un altro punto di vista, generativa per quello che deve venire successivamente. Una collega con cui sto lavorando in questo momento, una collega che insegna nella scuola secondaria di primo grado, suggeriva: se non potremo far muovere i bambini dai loro banchi o se questo movimento sarà limitato, ci stiamo inventando delle attività di micro learning in cui i bambini lavorano con il banco, sotto il banco, sopra il banco, intorno al banco, cercando quindi di rispettare le regole imposte dal sistema, ma comunque non rinunciando a esperienze, diciamo, che siamo abituati comunque ad elaborare in aula. La risposta mi è piaciuta molto e credo che la domanda che mi sto ponendo sia abbastanza spontanea. Riflettevo, ma secondo, magari mi rivolgo alla dottoressa Venturelli perché con il suo metodo, diciamo, conoscendolo bene, va in verticale dalla scuola dell'infanzia per tutto il primo ciclo. Ecco, la mia domanda era se questo che la professoressa Pentucci ci ha appena descritto possa essere un modello applicabile in altre materie e soprattutto su dei metodi come il suo, se questo può essere applicato o se lei ha qualcosa in più da dire riguardo appunto al metodo di Venturelli, un consiglio sulla falsariga di quello che ha detto adesso la professoressa Pentucci. Ma ovviamente io non vorrei demonizzare la tecnologia digitale, anzi in una situazione così particolare può diventare d'aiuto. Ad esempio, per quanto riguarda il mio metodo, che è tutto basato sull'osservazione neuroni specchio, quindi devo osservare come si fa una lettera, ad esempio, può essere utile proiettare, ad esempio, a mo' di demo, vedere una letterina fatta col dito mentre si verbalizzano le direzioni, o ad esempio fatta con la matita e tutti nell'aria, gioco del dito pennello, tutti i bambini dal posto possono naturalmente verbalizzare tutte le direzioni e farle all'unisono. E questo è uno dei giochi che io propongo nel mio metodo, il gioco dell'orchestra, che è assolutamente in linea, diciamo, con tutte questi limiti imposti appunto da queste nuove regole sanitarie. È chiaro che bisogna inventarsi delle cose, però ripeto, non possiamo bypassare tutta la parte della motricità, prima globale, poi fine e manipolazione, per arrivare alla grafomotricità prima in grande, ripercorrendo le tappe evolutive del bambino e fino ad arrivare alla grafomotricità più in piccolo sul foglio. Allora, partendo da questi presupposti, è evidente che è anche fondamentale, al di là dell'aspetto del gesto grafico, proporre quindi delle attività coinvolgenti per portare i bambini a fare gruppo, a condividere delle esperienze, a imparare a fare insieme, a imparare delle regole sociali, a imparare il rispetto reciproco e purtroppo però nei limiti dell'isolamento. Quindi questo lavoro del gioco dell'orchestra, che nel mio metodo si applica non solo a livello grafico, ma ad esempio, voglio dire, sul posto, giusto per dare consigli pratici, io posso chiedere ai bambini però di stare in piedi, di alzare le braccia, mani in avanti, e lo posso fare a ritmo di musica, deve diventare, questa è la chiave di volta, molto piacevole, divertente, coinvolgente, e lo facciamo insieme, lavoriamo bene tutti insieme. Questo, secondo me, è quello su cui puntare, e poi nulla toglie che andiamo sul banco e col pongo facciamo le letterine con la carta stagnola, ma è ancora prima di arrivare sul foglio, consiglio, magari dopo poi ci arriviamo, anche dell'uso delle lavagnette, perché no? Perché abbiamo bisogno di portare per gradi il bambino a fare esperienza. Questa è per me la parola chiave. E ricollegandomi a questo ragionamento della metacognizione,
sulla base della mia esperienza professionale, è solo quando il bambino fa esperienza per prove ed errore ed è portato, guidato dall'insegnante a porsi delle domande e quindi a riflettere su di sé, cosa hai sbagliato, non hai sbagliato, vuoi riprovare, fai vedere adesso, lavagna tutti in alto, ecco che porta alla conquista di nuovi apprendimenti e alla metacognizione. Ma deve esserci anche un momento per la meta-emozione. Sono perfettamente d'accordo con quanto detto precedentemente dai miei colleghi, l'importanza della sfera emotiva, che deve essere un momento anche in cui il bambino, ad esempio attraverso la narrazione, la lettura di storie, il portare alla consapevolezza delle proprie emozioni, far venire fuori le paure, far venire fuori la rabbia, far venire fuori il bisogno di contatto, che è anche un bisogno di contatto fisico, e comunque sempre arrivando a una consapevolezza di sé e all'empatia. Ma come si sentirà l'altro bambino, che anche lui vorrebbe tanto darmi la manina? E come possiamo pensare, e io lo dico in maniera molto chiara, perché questa è la vera domanda, come possiamo limitare questi limiti eccessivi per bambini così piccoli? Questa è la mia proposta, cioè di ripensare, almeno per la fascia di età scolare più bassa, parlo della scuola primaria, come poter concedere maggiore libertà di didattica ai docenti, maggiore libertà di movimento, di relazione ai bambini, perché altrimenti potremmo avere delle ripercussioni, ce lo dicono addirittura 700 psicologi, ripercussioni di probabili, possibili nevrosi e psicosi, non a breve termine, ma a vita. Quindi adesso, senza cadere in uno scenario apocalittico, credo che valga la pena prevenire piuttosto che incorrere in questi rischi. Assolutamente. Io ho letto nelle sue parole un messaggio, che è quello di dire: ok, noi sappiamo, abbiamo idea, per esempio, dal suo punto di vista, come muoverci, abbiamo idea dal punto di vista della professoressa Pettucci, della didattica a distanza, come fare. Io personalmente ho avuto il piacere di seguire nelle chat tutti i webinar che la Raffaello ha trasmesso nel lockdown. Parliamo di 36 webinar con 75 utenze reali collegate, sono docenti, e tanti domandavano cosa fare, come farlo, quali sono le regole, chi li deve seguire, insomma, tantissime informazioni che in teoria o in pratica, non lo sappiamo, dovrebbe essere un ministero, qualcun legiferatore avrebbe dovuto provvedere, condizionale d'obbligo. E quindi mi faccio portavoce per tutti i docenti che hanno scritto a me, e quindi adesso ho la fortuna di avere fisicamente qualcuno che di materia ne sa. Quindi ecco, mi rivolgo alla dottoressa Spinosi, perché la dottoressa Spinosi ha fatto parte di varie commissioni, io cito l'ultima, che appunto che è la commissione Bianchi. Quindi ecco, con che criteri questi esperti, che una volta il Ministero della Salute, dell'Istruzione, dei Trasporti, sono stati interrogati, con che criteri sono stati selezionati? Cosa avete chiesto loro? Ecco, quali sono state le cose che sono state tenute in considerazione? Ovviamente gli omissi se li può mettere, non si sente nessuno, eh? Bah, diciamo innanzitutto che gli attuali decisori politici sono stati veramente, hanno abbondato in quanto a richieste, proprio a richieste di consulenze tecniche, a richieste proprio di persone competenti per poter aiutare proprio in questa difficilissima fase della ripartenza. È noto comunque che allo stato attuale ci sono molte polemiche sulla questione della secretazione, come dicono, di alcuni atti, di alcuni verbali, in modo particolare ci si riferisce anche a quelli del CTS. Io riprendo anche ciò che è stato detto dalla collega quando parlava di risposte provvisorie. Ecco, bisogna stare attenti un po' a questa situazione, che noi dobbiamo dare delle risposte provvisorie. Io non voglio giustificare assolutamente le scelte che sono state fatte, però la situazione attuale, proprio che è in continua evoluzione, che non si basa proprio su punti di riferimento certi,
aspetti, è certo che ci sono delle risposte provvisorie, quindi probabilmente c'è stato un po' di paura a mettere, cioè proprio a pubblicizzare, a rendere proprio espliciti tutti i vari report che sono stati fatti. Per il CTS si può capire bene, perché parliamo di questioni anche tecniche, scientifiche, eccetera. Forse come Comitato Bianchi, il Comitato Bianchi riguarda il comitato degli esperti che è stato appunto voluto dal Ministro dell'Istruzione, e il Ministro dell'Istruzione voleva praticamente al Comitato Esperti degli interventi più tecnici riferiti proprio ai problemi che le colleghe prima hanno messo bene in evidenza. Quindi su questo, sui nostri report, ne sono due, poi ne parleremo magari successivamente, sui nostri report ecco, forse si poteva fare un po' di dibattito pubblico. Perché si poteva fare il dibattito pubblico? Perché avevamo messo in discussione, abbiamo fatto delle proposte che poi magari gli eventi potevano anche non rendere fattibili, questo naturalmente è possibile, però ecco, suscitare un dibattito proprio nel paese, un dibattito nella scuola sulle questioni che noi avevamo proprio proposto, poteva essere proprio un'ottima cosa. Per esempio noi avevamo proprio messo in evidenza proprio inizialmente, perché abbiamo fatto due report e abbiamo consegnato questo primo report a maggio, alla fine di maggio, quindi dicevo c'è anche la logica di dire la gradualità, ve lo avevamo detto, non ci piace dire questo, no? Ve lo avevamo detto la gradualità, però quando adesso ci troviamo di fronte ad una scuola in difficoltà, no? Con un organico che non è ancora tutto pronto, se noi volessimo un po' ragionare sulla questione ve lo avevamo detto, per esempio noi avevamo previsto che ci poteva essere, ma fin da subito, da mettere subito in campo un 10-15% in più di organico da rendere disponibile subito, ma da partire a maggio per renderlo disponibile, non da partire a settembre, no? E tante altre erano le questioni. Poi le cose sono andate un po' diversamente, la commissione, il comitato, gli esiti del comitato sono stati pensati solo come risultato per i committenti, in questo caso per il ministro. Poi per dire, nel primo caso, noi in questo primo report abbiamo per esempio curato il primo punto del nostro mandato, il primo punto che era l'avvio del prossimo anno scolastico, proprio tenendo presente tutta la situazione di emergenza epidemiologica che c'era. Resta il fatto però che sull'avvio dell'anno scolastico poi sono intervenuti altri soggetti, quindi il ministro, forse anche giustamente, ci ha detto: adesso voi occupatevi invece di una scuola per il futuro, mettete certamente le basi su una scuola per il futuro. E questo è poi oggetto di un secondo report. Per esempio il mandato era molto ampio, per esempio ci diceva non solo l'avvio del prossimo anno scolastico, ma occupatevi di edilizia scolastica, per dire un problemaccio, occupatevi della formazione iniziale del reclutamento, occupatevi per esempio della rete 06 e occupatevi in genere della qualità. Sicuramente sono dei punti talmente ampi, talmente importanti, su cui noi abbiamo lavorato, poi eventualmente ne parliamo, ma che purtroppo non è stato oggetto di dibattito. Se fosse stato oggetto di dibattito, forse la scuola poteva migliorare, poteva accelerare un po' i processi. Assolutamente d'accordo. Io stavo guardando l'ispettore, in questo caso Cerini, ma non riesco a leggerlo, non riesco a capire bene come sta a seguire. Quindi la domanda è questa, cioè, ma secondo lei, dottor Cerini, come può cambiare in meglio o in peggio, secondo anche il mutare delle situazioni comportamentali, la situazione? Cioè, ci sono altre risorse eventualmente da mettere in campo? Cosa possiamo fare per salvaguardare questo modello conviviale di scuola? Sì, non è facile, perché bisogna avere una sorta di doppio sguardo, cioè noi dobbiamo sia pensare a lunedì 14 settembre, ma dovremmo anche pensare alla scuola dei prossimi 2, 3,
5 anni, se abbiamo in mente un'idea di scuola. Vedo oggi prevalere la preoccupazione per il 14 settembre e in genere nell'aria leggo la voglia di tornare a una normalissima normalità. Cioè cerchiamo di ripristinare quello, le nostre routine, le nostre procedure, appunto nel bene o nel male. Quindi se pensiamo ai classici oggetti dell'organizzazione didattica, per esempio l'aula o la classe, c'è una voglia d'aula, c'è una voglia di setting tipico dell'aula con la cattedra, con i banchi, magari resa un'aula, un setting ancora più statico. Mentre magari avremmo in mente, se pensiamo ai prossimi 5 anni, di dire non possiamo avere una scuola che si apre verso l'esterno, tra l'altro una grande tradizione della nostra scuola elementare, della scuola dei piccoli. Ancora penso che la classe la stiamo vivendo come entità amministrativa, cioè c'è la classe con l'organico, l'insegnante, gli orari, mentre forse avremmo bisogno di immaginare anche forme diverse di organizzazione dei gruppi degli allievi. Cioè se avessimo più insegnanti è perché vogliamo sdoppiare? Sdoppia, o perché abbiamo un team teaching che ci consente di avere una organizzazione per esempio più articolata, a volte alcuni piccoli gruppi, a volte momenti più frontali, a volte a distanza. A me piacerebbe una scuola che fa alcune cose nelle pareti dell'aula, ma poi va anche all'esterno. Quindi certamente le risorse arriveranno, però il rammarico è, qui ne stiamo parlando da inizio giugno, mi sembra che si giochi un po' a carte coperte. Cioè il Parlamento ha approvato 2 decreti, sono circa 2 miliardi, che corrispondono a 70-80 mila unità in più, ma questo lo si sta dicendo da inizio giugno, non ci sono ancora, non sono stati profilati, quindi questo è chiaro che è un grosso problema. Però non immaginiamo solo più posti, più insegnanti, solo dei numeri, cioè noi dovremmo forse anche pensare alla nostra scuola in termini di risorse invisibili. Risorse invisibili vuol dire sì, quante persone ho nella mia scuola, ma che persone sono? Sono persone collaborative? Sono persone che esprimono un grado di fiducia? Sono disponibili? C'hanno un grado di empatia? È una parola che ho già sentito varie volte oggi pomeriggio, cioè la capacità anche di ascoltare, interagire, mettersi nei panni degli altri, un lavoro di tipo collaborativo, prendiamoci insieme delle responsabilità, vuol dire costruire un ambiente più sicuro per tutti. Ecco, quando io dico una scuola conviviale, penso proprio a questa capacità di collaborare, di vivere con serenità. A volte si dice dobbiamo mettere in sicurezza gli insegnanti, gli adulti, c'è tutta la polemica sugli adulti fragili, eccetera. Io penso che la sicurezza sia anche quello di dire: ma se ho un problema, chi è che mi dà una mano? Come possiamo affrontarlo questo problema? E quindi abbiamo anche di fronte nei prossimi mesi, io spero, non solo il problema della sanità, delle regole, certamente già qui sono emersi tanti suggerimenti interessanti di come coinvolgere anche i piccoli nello sviluppo di regole, di stili, di nuove routine, eccetera, ma anche qualche scadenza, penso per esempio alla scadenza educazione civica che entra in vigore nei prossimi giorni, penso per la scuola dei grandi si parla del curriculum dello studente, penso ci siano delle novità, ci sono senz'altro delle novità nella scuola primaria in materia di valutazione, ecco, potrebbero diventare tutte sollecitazioni per dire, oltre al pensiero forte della salute, delle garanzie, della sicurezza, eccetera, dobbiamo riscoprire il piacere, il gusto anche di occuparci di pedagogia, di didattica, del senso del nostro lavoro, di ciò che possiamo sviluppare giorno per giorno. Quindi è un po' un torniamo alla didattica, torniamo a una buona didattica, torniamo a pensare a quello che possiamo fare nelle nostre giornate educative a scuola. Certo, ci vogliono delle azioni di sistema, ci vogliono le regole, ci vogliono le risorse, ma ci sono delle scelte che ci interpellano personalmente giorno per giorno. Bene, e
Io l'ultima cosa la devo chiedere, ecco, poi passiamo oltre, però una curiosità mia, di molti ce l'ho, quindi mi rivolgo nuovamente alla dottoressa Spinosi, ecco, ma alla fine come si sono svolti i lavori del comitato? Cioè, questo che vogliamo sapere, chi avete interrogato, come, cioè, come avete immaginato questa ripartenza, su che basi? Allora, riprendo da ciò che ha detto Cerini, proprio per fare una buona didattica occorrono anche delle risorse e guardare anche in una visione di sistema. Ecco, noi ci siamo messi da quest'ottica innanzitutto. Per metterci in quest'ottica, poi alla fine abbiamo anche suggerito nel primo rapporto quello nell'immediato, per intenderci, abbiamo suggerito di alcune leve strategiche particolari, ma per suggerire queste leve strategiche noi, e di questo ne siamo abbastanza fieri, abbiamo ascoltato una serie di interlocutori, non solo testimoni privilegiati, ma anche persone che chiedevano proprio di manifestare i propri pensieri, a partire dalle associazioni, in modo particolare dei genitori, per i disabili, degli insegnanti. Ne abbiamo ascoltati veramente tanto, cioè il lavoro principale del comitato è stato quello di ascoltare la scuola. Cioè, noi avremmo voluto poi che questo tipo di ascolto diventasse più virale. E questo non è stato possibile, è stato solo un ascolto interno, invece noi avremmo voluto proprio renderlo pubblico per fare in modo che diventasse proprio, come dire, la base per riaprire come un'idea generale sulla scuola che potesse anche portare ad una conferenza nazionale sulla scuola, per intenderci, no? Quindi abbiamo ascoltato molti. Ritornando al discorso delle leve, per esempio una prima leva, l'abbiamo detto prima, 10-15% in più di organico, ne abbiamo parlato prima. Abbiamo anche parlato che forse ci sarebbe stata la necessità di ridurre il tempo scolastico, ma non l'abbiamo parlato di riduzione del tempo scolastico a svantaggio degli studenti, ma per integrare delle forme diverse di attività con il territorio, magari attraverso patti proprio con il territorio vero e proprio, non di riduzione per la scuola. Per esempio abbiamo anche ci siamo anche occupati per dire delle istituzioni scolastiche senza dirigenti. Cioè, tutte le istituzioni scolastiche sottodimensionate, che non hanno un dirigente scolastico, e come fanno? Già è difficile anche gestire una situazione in condizione di normalità, figuriamoci anche in una situazione attuale. Quindi avevamo fatto delle proposte in questo senso, avevamo fatto delle proposte per accelerare i concorsi, per esempio, avevamo fatto delle proposte che poi sono poi confluite anche negli attuali provvedimenti per delle parziali esimenti proprio per i dirigenti scolastici, perché i dirigenti scolastici hanno paura, in effetti è una delle situazioni più, una fragilità, si parla adesso di insegnanti fragili, ma una fragilità di fondo è proprio quella del dirigente scolastico che si trova alle prese con delle responsabilità maggiori, quindi, e con degli impegni maggiori, quindi abbiamo fatto anche proprio delle proposte rispetto proprio a delle parziali simenti, perlomeno in relazione per tutto il periodo, per tutto il periodo della pandemia. Ecco, queste erano, come dire, le prime questioni che avevamo messo in campo. Ecco, alcune questioni erano abbastanza complesse, lo ammettiamo, insomma, però ci sarebbe piaciuto, no, che l'avessero presa in considerazione un po' prima, perché il 10% di insegnanti in più, noi sapevamo perfettamente che non si poteva immaginare di sdoppiare le classi, perché è impossibile, è un'operazione, non avremmo trovato neanche gli spazi nell'arco di pochissimo tempo per poter organizzare delle bolle, sarebbe stata la cosa migliore, organizzare delle bolle di 10-12 bambini, e quello avremmo avuto una garanzia quasi, non dico totale perché il rischio c'è sempre, però una maggiore garanzia, ma sapevamo anche che ciò era pressoché impossibile. Quindi l'idea proprio di dare un supporto ci sembrava anche l'idea più immediata proprio da affrontare. Purtroppo l'hanno fatto, lo stanno facendo, ma come diceva prima Cerini, ancora siamo in una fase iniziale. Siamo ottimisti. Siamo ottimisti, siamo ottimisti. Adesso vediamo se l'ottimismo rimane, perché adesso mi rivolgo alla dottoressa Laura Barbilato. Ma non in qualità della volontà. Non in qualità di psicologa, ma in qualità di preside. E la dottoressa, la signora preside di un istituto comprensivo che è Ermanno Olmi, via Maffucci, Milano, se non sbaglio. Certo, sì. Io ho avuto il piacere di visitare con lei questo istituto, 1500 studenti più o meno. Quasi, sì.
un maggior numero di non italofoni, non so in Italia, ma non abbia sicuro? Dei non cittadini italiani, okay, 67% della popolazione scolastica. Signora Preside, perché l'abbiamo sentito i dirigenti, abbiamo sentito i tecnici, abbiamo sentito... Ma alla fine, quando il legislatore fa la legge o dà una direttiva o una normativa, poi sta a voi il cerino in mano, ma le cose stanno così? Ma le cose stanno assolutamente così, perché le indicazioni normative si sono succedute a partire da marzo. Io ho contato 180 documenti e tra documenti del Ministero dell'Istruzione, del Ministero della Salute, della Regione, dell'ATS, della Prefettura e forse dimentico ancora qualcuno. E quindi soltanto inseguire tutta questa quantità di documenti è stata un'impresa impossibile. E poi coniugarli alla possibile ripartenza della scuola è stato quasi eroico. Non volevo interromperla, ma una cosa che volevo aggiungere sulla scuola. Io la cosa che ho visto, perché comunque non so, chi non conosce Milano non sa cosa vuol dire Comasina, Quarto Giallo, Bolzano, che quartieri sono, che zone sono, okay? Quindi sono zone complicate, sono zone come in tutta Italia, sono zone dove bisogna avere la passione. Cioè, io rubo una frase non mia, di Flavia Franco, che si farà compagnia doppio sul Minati, circuito del bene, è una cosa che da voi si ispira a fare e ispirerà con me. Voglio porre una domanda tecnica, perché alla fine le chiacchiere, quando si fa il tecnicismo, diventano un pochino meno. Ma questi 6 mesi di scuola chiusa, come le recuperiamo, se possiamo recuperare? Le possiamo valutare? C'è un voto, un giudizio? Cosa possiamo fare? Allora, lascerei un po' da parte il voto e il giudizio, perché aprirebbero un mondo che forse non abbiamo il tempo di affrontare in questo momento. Però riprendo volentieri la suggestione su cosa recuperare e come recuperare. L'indicazione ministeriale di utilizzare il periodo dal 1 settembre al 14 settembre per il recupero a noi personale scolastico è un po' sembrato un pannicello caldo per metterci una pezza rispetto all'indicazione tutti promossi senza praticamente eccezioni, e che aveva poi a sua volta creato alcune resistenze da varie parti. Che si debba recuperare sicuramente sì, non il tipo di recupero che l'opinione pubblica, parlo delle famiglie soprattutto, si aspetterebbero, cioè un recupero degli apprendimenti in termini di conoscenze. Noi non abbiamo perso 6 mesi di conoscenze, abbiamo perso 6 mesi di vita scolastica, quindi quello che dobbiamo recuperare, e nel recupero ci sta anche il bene da recuperare, così ritorno al circuito del bene. Il bene è stato metterci di fronte alle nostre insufficienze, anche tecnologiche, e costringerci a riconoscere e a porre rimedio. Quindi metterci a cercare in una situazione complessa come la mia, che penso sia un sud Italia al nord, che molti di voi replicano nelle loro esperienze quotidiane, andare a cercare delle soluzioni per dotare tutti o più alunni possibili di quei dispositivi che avrebbero permesso perlomeno di fare quella didattica che allora chiamavamo a distanza, per riuscire a non essere tagliati fuori completamente. Ci siamo riusciti? No. Abbiamo fatto degli sforzi in mani, abbiamo raggiunto quasi tutti, ma un 20% di dispersi digitali è stato calcolato. Quindi c'è stato un elemento di disparità, di aumento della mancata inclusione di questi ragazzi. Quindi dobbiamo recuperare innanzitutto tutti quelli che abbiamo perso per strada in questo periodo. Dobbiamo recuperare la relazione, il rapporto, la didattica, e dobbiamo recuperare il senso, la cornice di senso del rapporto pedagogico, che ha cambiato fisionomia. Io non sono qua, potrei sottolineare 10 volte quello che hanno detto le colleghe prima di me rispetto al valore della relazione in vivo. Hanno detto già loro molto bene, non ci torno. Dico solo che l'esperienza della didattica digitale ci ha insegnato che può essere un'integrazione, quindi io la recupererei sicuramente all'interno di quell'indicazione che è venuta recentemente anche dal Ministero come didattica digitale integrata, perché all'interno di un lavoro che noi faremo, io mi auguro sempre più liberamente e muovendoci e usando il corpo sempre di più, recuperare anche quello che abbiamo dovuto imparare
attraverso questa esperienza siamo passati a imparare tante cose, recuperiamole e valorizziamole in una didattica anche del recupero, ma non certamente non possiamo pensare di recuperare a distanza quello che abbiamo perso a causa della distanza. Quindi il recupero è un recupero che si iscrive in un ritorno a scuola non solo in sicurezza, pensando alla sicurezza del distanziamento, del lavaggio delle mani, dell'uso del fazzoletto e della mascherina e tutti quello che sapete benissimo meglio di me, ma un ritorno con un senso di sicurezza, che è quello che abbiamo perso durante il periodo che non abbiamo ancora recuperato, perché noi dobbiamo resettare la relazione in modo diverso. Avremo bisogno in questo ritorno di avere la possibilità di toccarci, di avvicinarci, di abbracciare, di prendere in braccio i bambini, tutto quello che facevamo prima e che non possiamo fare. Quindi noi dobbiamo dare loro delle risposte a quel lutto che hanno subito in questo periodo, non avendo tutti gli strumenti. Questa è la sfida che la scuola deve raccogliere e questa è la sensibilità che tutti gli insegnanti devono sentire dentro di sé. Questo è il vero recupero a cui dobbiamo pensare. Poi verrà anche il resto, verranno gli apprendimenti, che sicuramente ci stanno, verranno le conoscenze. Mi aggancio proprio soltanto in chiusura e così poi concludo, perché parlando per ultimo mi è rimasto proprio poco, il discorso dell'educazione civica. Ma hai voglia quanta educazione civica facciamo? I nostri bambini, i nostri ragazzi imparano che sono tutti interconnessi, perché il loro comportamento e il loro rispetto della regola diventa una tutela di tutte le altre persone, a partire dalle persone fragili. E soltanto questo potrebbe essere un'ottima unità di apprendimento per partire con un lavoro sull'educazione civica e sulla cittadinanza. Io però le faccio ancora una domanda, quindi... Perché la parola recupero... Io guardavo l'orologio, ma... Io la parola recupero, perché sì, nasce tutto da lì. Ma un'alleanza educativa, scuola-famiglia, in questo caso ci metto anche editore, perché per noi poter parlare con i genitori è la cosa che più ci interessa, ok? Forse adesso i genitori si sono resi conto cosa vuol dire scuola per la prima volta, perché ce l'hanno a casa. Ma secondo lei come fare per recuperare il rapporto scuola-famiglia, non scuola-studente? Anche in questo senso il periodo del lockdown ha esasperato problemi preesistenti, così come il problema dell'edilizia, il problema degli organici, eccetera, eccetera, erano problemi che c'erano prima e che il Covid ci ha moltiplicato. Anche il discorso della qualità della relazione scuola-famiglia è un problema a monte per la scuola. Abbiamo famiglie poco sensibili, trascuranti, rivendicative, iperprotettive, abbiamo bambini e adolescenti in grande crisi, con situazioni di sofferenza anche dal punto di vista esistenziale forte, che la scuola deve accogliere e di cui si deve prendere cura. Noi mettiamo l'etichetta bullismo e con quello indichiamo una galassia di condizioni che poi si concretizzano nella vulnerabilità e nella sofferenza delle giovani generazioni, in particolare degli adolescenti. Ecco, questa situazione c'era già. Quindi questa difficoltà a relazionarsi con i ragazzi di oggi, a motivarli, a coinvolgerli all'interno di una proposta scolastica e di trovare degli equilibri con le famiglie esisteva già. Questa situazione rischia in qualche caso di incrinarsi ancora di più, perché alcune famiglie hanno seguito poco i loro figli e hanno pensato che la scuola dovesse farsene carico interamente. Io avevo alla scuola elementare qualche genitore che si lamentava perché pretendeva che il proprio bambino la mattina alle 8:30 accendesse il computer e lo spegnesse alle 4:30 del pomeriggio, come quando era a scuola. Invece la didattica digitale ha tutt'altre regole rispetto alla didattica in presenza, quindi un lavoro che stiamo facendo a scuola e che tutte le scuole dovranno fare sarà quello di ripensare le regole del gioco utilizzando la didattica digitale, perché sono completamente differenti. Ora, questa situazione di delega totale alla scuola esisteva prima e è diventata, però è successa anche una cosa molto bella, che mi pare il caso di dire, perché, e cioè che in tantissimi casi famiglie che non avevano mai avuto grandi rapporti con gli insegnanti, che non avevano mai parlato, chiesto appuntamenti, attraverso questa necessità del
tenersi in contatto a distanza, hanno cominciato a interessarsi, a seguire le lezioni con i loro figli. Io ho famiglie straniere i genitori hanno cominciato a imparare l'italiano seguendo le lezioni con i loro figli. Hanno sviluppato un senso di comunità e di legame affettivo con i loro insegnanti che prima non avevano. Hanno capito che senza scuola non si va avanti. Altra lezione di educazione civica importante, sanità e scuola. Abbiamo passato anni a tagliare questi due settori per accorgerci adesso che sono quelli fondamentali per il futuro della nostra, del nostro paese e anche degli altri. Però questo è un elemento positivo sul quale abbiamo bisogno adesso di lavorare, di riconquistare questa fiducia. Ieri ho fatto 3 riunioni in fila, una per ognuna delle mie scuole, e ho convocato tutti i genitori e rappresentanti di classe, in presenza, essendo 24, 25, 26, 67 classi in tutto, quindi uno o due per classe, ci stavamo. È stato bellissimo, forse non è gergo pedagogico questo, cioè non è lessico pedagogico, è un po' più colloquiale, però erano felici. Felici di poterci rivedere e di poter parlare ancora di scuola e di poter pensare, pur con sacrificio, perché immaginate che cos'è per le famiglie portare i figli a distanza di 10 minuti, magari classi diverse, a scuola, aspettare, stare fuori. È uno sforzo grande che dovranno fare le famiglie. Però pur di ritornare a scuola erano contenti. E quindi io con tutta questa faticaccia che mi sono fatta, finito alle 9:30 della sera, sono tornata a casa dicendo, beh, il mio ruolo ha un senso, avrò il cerino in mano, ma forse se riesco ancora a tenerlo acceso posso fare la differenza. E questo penso che anche agli insegnanti vada detto, perché possiamo fare la differenza. Dico anche a tutti voi che ci ascoltate, possiamo fare la differenza. Guardi, io quando vi ho presentato prima dicendo che noi confidavamo per avervi qui sull'amore che avete per l'universo scuola, ascoltandola questo emerge. Io invece sono una persona orribile e quindi torno su quello che è il nostro interesse, che è questo, ecco, discorso della valutazione, perché ce lo chiedono in molti, è una richiesta, sono delle domande, dei dubbi che noi riceviamo durante i nostri webinar, perché ancora non si è ben capito, non tanto la valutazione. Io mi metto sempre la parte del bambino Marco, no, che dice prenderò una bella pagella e quindi riesco per sfinimento, perché sono stato bravo, ad estorcere un regalo al papà piuttosto che alla mamma. E stiamo ricevendo molte informazioni, adesso vengo la dottoressa Mion, mi accennava di una cosa che io ancora non conosco ma che approfondirò, se non sbaglio la commissione Nigris, che è la professoressa del Unibicocca Milano, o della Nota Bruschi, cioè c'è un qualcosa che sta andando avanti sulla valutazione, come questa sta andando in equilibrio in questo particolare momento? Anche alla luce di, speriamo di no, probabili cambiamenti in divenire. Cosa si può dire? Allora, bisogna cominciare però a parlare di come, io lo chiamo il tormentone del voto numerico, vale a dire di come il problema del voto numerico sia da tempo attivato da parecchie associazioni professionali e anche sindacali. Perché il voto numerico è da, mi verrebbe da dire da mo, ma non è un termine italiano. Beh, ma ormai ci siamo sdoganati. Ci siamo sdoganati. È dal tempo della critica docimologica del professor Gattullo che il voto numerico è messo in discussione. Perché il voto numerico presuppone che i voti possano essere considerati vere e proprie unità di misura di una scala perfetta, con intervalli tra loro perfettamente uguali, diceva Gattullo. Per cui questo non è possibile. E i docenti è da sempre che si rendono conto di questo, pur applicando il voto numerico, pur richiedendo spesso il voto numerico. Tant'è vero che si autoregolano con i famosi meno, più e mezzo, per cercare di trovare la possibilità di far corrispondere questa scala numerica a qualcosa di molto arbitrario e soggettivo. E sono tante le motivazioni che mettono in crisi il voto numerico. Tu dicevi che il bambino Marco desiderava prendere un... Ecco, questa è una delle motivazioni più micidiali, che sta ad indicare come noi adulti, su quella che è la motivazione intrinseca, la voglia di sapere, che è la curiosità epistemica, abbiamo introdotto
con premi e castighi, con voti numerici positivi e negativi, una motivazione estrinseca che non ha niente a che fare con il sapere, e abbiamo reso lo studio e l'applicazione dei bambini utilitaristica, invece di essere una motivazione fine a se stessa e autogratificante. Quindi questa modalità è una modalità che va a censurare il discorso del voto numerico. Poi ce ne sono tantissime altre. Per esempio, il voto numerico induce una coincidenza tra misurazione e valutazione, un'altra osservazione docimologica, che non è assolutamente così, ossia devono esserci dei criteri di valutazione che differenziano dalla misurazione. Poi il voto numerico crea competitività, quindi interviene sul clima sociale della classe e lo altera e rende difficile il fatto, per esempio, dell'apprendimento reciproco, ossia dell'aiuto reciproco. Il voto numerico comporta anche, se è negativo, una demotivazione dei ragazzini più fragili, e quando c'è la demotivazione siamo a un passo della mancanza dell'autoefficacia e quindi a un passo successivamente alla scuola secondaria di primo grado e poi di secondo grado a quella che viene definita la dispersione scolastica, perché è difficile rimagliare un tessuto così smagliato come quello della sperimentazione continua della non autoefficacia. Per esempio, se noi, io quando faccio formazione faccio questo esempio, dico ai docenti, provate a pensare all'ultima competenza che avete acquisito, che in genere è quella digitale, e provate a ricordare, essendo l'ultima competenza, vi potete misurare con il discorso della presenza dell'autoefficacia, la non presenza, come vi siete sentiti la prima volta che un click non ha funzionato. Che tipo di stato d'animo e che voglia di lasciar perdere tutto. I ragazzini di fronte al voto numerico negativo così si sentono. E allora, siccome c'è una legge non scritta che dice che ognuno deve sentire il suo posto nel gruppo, questi ragazzini cercheranno un altro modo di trovare il loro posto nel gruppo, magari facendo i buffoni, magari ostentando il fatto che non hanno nessuna voglia di studiare, di implicarsi, quando non è vero. Quindi il discorso del voto numerico, adesso mi sto perdendo perché volevo arrivare a Bruschi, il discorso del voto numerico era importantissimo e finalmente c'è stato un emendamento legislativo proposto da una rappresentante del nostro Parlamento per cui alla scuola primaria, e abbiamo cantato vittoria, alla scuola primaria il voto numerico, udite udite, è stato abolito. È vero? C'è stata una, come possiamo definirla, una doccia fredda, perché uno dei consiglieri della ministra, che si chiama Bruschi, che è stato a sua volta il consigliere della ministra Gelmini quando è stato emanato il regolamento sul voto numerico che ha interrotto la compilazione delle schede con i giudizi, quindi questo ha un suo significato, ha letto l'emendamento, che è vero che è un emendamento che ha una smagliatura, perché a un certo momento parla di valutazione finale, come se fosse possibile fare nella valutazione finale abolire il voto e in quella intermedia invece utilizzarlo. Speriamo che intervenga un aggiustamento di tipo legislativo il più presto possibile che metta a posto questa situazione. Io dico una cosa che mi è stata insegnata: fa quel che può, quel che non può non fa. Okay, quindi qui la riassumiamo, perché questo era Alberto Manzi nelle pagelle dei suoi alunni. Allora, stiamo andando bene. Io per adesso la vado proprio schietta e sincera, perché voglio tornare su questo concetto di didattica a distanza, digitale, asincrono. Professoressa Pertucci, ma alla fine, con questa esperienza che è in divenire, cosa ci portiamo a casa con la didattica? Secondo me ci portiamo a casa un bel bagaglio, nel senso che intanto riprendo quello che diceva prima il professor Cerini, che accennava alla necessità di aprire gli spazi formativi, di sfondare i muri dell'aula, e il blended, cioè quello che il ministero chiama sistema integrato, potrebbe essere una delle modalità per aprire e costruire finalmente quegli ecosistemi formativi di cui nel mondo anglosassone si parla da
10 anni, 20 anni e che in Italia ha portato solo recentemente, diciamo, la ricerca, cioè di integrare risorse e modalità differenti, integrare il dentro e il fuori, gli spazi diversi, tempi diversi con le potenzialità che il digitale ci può dare. Seconda cosa che ci portiamo a casa è che non abbiamo tanto bisogno, lavorando con i nostri studenti piccoli o grandi, di come posso dire, competenze strumentali dal punto di vista digitale. Abbiamo bisogno anche di quelle, ma abbiamo bisogno di percorsi più ampi e più sistemici di media education. Io qui cito il professor Rivoltella, che ha portato questa definizione in qualche modo nel panorama della didattica digitale italiana. Media education significa educare alla consapevolezza, all'autodeterminazione, alla responsabilità bambini e adolescenti che si trovano comunque a dover utilizzare strumentazioni e a dover vivere nei mondi digitali abitandoli da cittadini. Quindi, tornando al discorso dell'educazione civica o dell'educazione alla cittadinanza, la media education sicuramente traccia una delle rotte possibili. E infine una cosa che non è una mia idea, ma la riporto dalla voce di alcuni insegnanti con cui sto lavorando in questi giorni, i quali a una domanda ben precisa, che cosa avete imparato, che cosa vi portate a casa da questa esperienza faticosa della didattica online, hanno risposto: abbiamo imparato a scegliere, a prendere decisioni, a selezionare all'interno del sapere, delle competenze, competenze di qualsiasi tipo, relazionali, sociali, cognitive, eccetera, che dobbiamo insegnare, a fare una selezione, cioè insegnare di meno ma meglio, andando più in profondità. E qui entra il discorso della formazione degli insegnanti, che è diciamo fondamentale per la scuola di oggi, che dovrebbe andare appunto in questi due sensi: media education, ma anche progettazione, rinnovamento della progettazione, sia per ridisegnare gli spazi d'apprendimento, sia per ridisegnare la trasposizione didattica nel suo complesso. Bene, mi fa molto piacere ripensare la progettazione della formazione degli insegnanti, perché la mission che Raffaello ha sempre avuto e che la fortuna ha trovato in Irase uno specchio con altrettanto volontà. Per esempio, stiamo costruendo insieme dei percorsi che, partendo dalla scuola d'infanzia, possono salire in verticale sulla formazione dei docenti, ma in un rapporto di alleanza educativa scuola-famiglia anche verso gli stessi genitori. Per esempio, ecco, una domanda che mi viene spontanea rivolgere alla dottoressa Venturelli, perché sempre con questa didattica, ma il gesto grafico, se volessimo proprio alla fine, ma non alla fine, ma per introdurre un qualcosa di nuovo, perché sono tante le cose che faremo insieme con Metodo Venturelli, tra Erase e Raffaello, che consiglio, come vogliamo lasciarci verso i docenti che ci stanno seguendo, che sia l'infanzia, che sia la primaria, ma anche verso i genitori che vogliono capire come attivare la potenzialità di un gesto grafico e quanto sia importante il rapporto grafema-fonema? Allora, intanto è credo importante anche qui capire che il gesto grafico è solo la punta di un iceberg di tutta una serie di apprendimenti di base, perché almeno su base di ricerca sappiamo che i bambini, dicevo, partiamo dalla motricità globale, quindi una lettera ad esempio dovremo prima tracciarla col corpo, una volta che abbiamo capito com'è, poi magari farla con la manipolazione, poi dopo la tracceremo col dito, non so, alla lavagna, e per gradi arriveremo a farla graficamente. Cioè, voglio dire, non possiamo pensare che quel gesto grafico sia una cosa a sé, come succede anche alla scuola dell'infanzia. Cioè, quello che la novità, l'innovazione, quindi non dobbiamo pensare che tecnologia digitale è innovazione, io credo che dobbiamo ripensare l'innovazione, sono perfettamente d'accordo, come qualcosa di aperto e di modulare e di che preveda sia una diversificazione di proposte, sia di gestione dell'aula, di gestione di gruppi, e anche quindi di mettere insieme diversità sia di didattica, diciamo, più manipolativa, con anche momenti più diciamo così legati alla tecnologia. Però la cosa su cui vorrei soffermarmi in questo momento, anche legato alla mia esperienza
proprio sulla, per i ragazzi disgrafici in particolare, ma più in generale sui BES DSA, che a me stanno molto a cuore. Cioè, un'altra emergenza che è emersa da questo lockdown è che tutti questi ragazzi, questi bambini, hanno avuto, e ne abbiamo parlato poc'anzi, ovviamente un arresto ancora più grave rispetto a tutti gli altri. Come facciamo a recuperarli? Come possiamo pensare, con tutti questi limiti, di poter promuovere e potenziare queste difficoltà? Allora, dal mio punto di vista, ancora di più dovremmo pensare che sono necessarie risorse da investire nella scuola, e massicciamente, e non solo di ordine tecnologico, ma proprio generali, che possano favorire l'inserimento sociale, superare queste difficoltà emotive che sicuramente scoppieranno, non solo il 14, ma nei mesi a venire, io mi aspetto, e che possano consentire davvero di mettere la scuola al centro, io parlo del bambino, al centro dell'azione anche pubblica. Cioè, non dobbiamo dimenticare che questo è proprio, addirittura l'UNICEF ci dice nei diritti del bambino, articolo 3, che gli interessi del bambino devono essere prioritari in ogni azione, che sia di ordine politico, economico. Quindi dobbiamo anteporre gli interessi economici, ovviamente non dobbiamo anteporli a quelli che sono gli interessi del bambino. Questo significa, a livello di gesto grafico anche, che non possiamo pensare di abbandonare l'uso della matita perché è obsoleto, perché abbiamo la tecnologia. Tantissima ricerca che ci dice, ne cito solo una, recentissima, 2016, Karin James ha scoperto che copiare letterine più volte, finché non viene bene, attiva nel cervello di bambini di 4 anni la stessa area, emisfero sinistro, che nell'adulto è preposta al riconoscimento delle lettere, dunque per la lettura. Quindi il bambino prima deve copiare le lettere senza ancora corrispondenza fonema-grafema per poi poterle leggere bene. Quindi se noi saltiamo questi passaggi rischiamo effettivamente che molti bambini diventeranno, saranno considerati BES DSA, ma forse sono solo dei falsi positivi. Chiarissimo, anzi molto interessante, questa ricerca poi non la conoscevo e mi interessa molto questo. Quello che mi viene in mente è questo, ecco, stiamo ascoltando i nostri pensieri, le nostre idee e vediamo una visione sul lungo termine, sul lungo periodo, cioè vi ascolto e sento soluzioni, trovo strategie, ricerca, ma chi sta mettendo in campo poi quelle che sono le normative che tutti dobbiamo seguire e alla quale anche noi editori dobbiamo fare riferimento perché siamo sempre lì? Ecco, le varie commissioni, in questo caso lei, dottoressa Spinosi, ha fatto parte della Commissione Bianchi, avete avuto una visione sul breve periodo, sul lungo, ci dia una bella notizia dicendo abbiamo già progettato questo, questo e quest'altro. Bene, questo è il rapporto della Commissione Bianchi, sono 151 pagine e il titolo è Idee e proposte per una scuola che guarda il futuro. Ecco, questo potrebbe essere la risposta. Una scuola che guarda il futuro, però è una scuola che innanzitutto parte da una grande sfida. Cioè, quando ci sono situazioni problematiche come quella attuale, la sfida è ancora più impegnativa e forse abbiamo la possibilità di successo, proprio perché la situazione è veramente sfidante. Però è importante che ci sia anche una riconquista della fiducia. Gli ottimi interventi che mi hanno preceduto hanno messo molto in evidenza il concetto proprio della fiducia, fiducia sociale. È importante quindi che ci sia una ricomposizione comunque sociale. Pensiamo a tutte le aree di fragilità, abbiamo detto abbastanza sulle persone fragili, ma ci sono le aree di fragilità che presentano veramente, si presentano anche in maniera molto inquietante nel nostro territorio. Bene, questi sono un po' i presupposti di base da cui noi siamo partiti nel secondo rapporto, quello che poi abbiamo consegnato il 13 di luglio al ministro, che è qui, tutto qui, dove
dove abbiamo tentato proprio di centrare un po' una visione del futuro su alcuni presupposti fondamentali. Innanzitutto partire dalle questioni costituzionali, quindi la ricomposizione del paese, quindi dare a tutti tutto quello di cui si ha bisogno, e quindi questo era il punto essenziale, possiamo dire, no? E un altro aspetto molto importante è quello di dire, ma di che cosa la scuola ha bisogno? Quali sono le competenze per il XXI secolo? Quindi ci siamo proprio interrogati e abbiamo in qualche modo ipotizzato, no, un piano di competenze che non poteva non partire da un lato sulle competenze chiave, da un lato sulla solidarietà, sulla sostenibilità, ma dall'altro lato anche sulle competenze scientifiche. Oggi le chiamiamo STEM, per dire, insomma, no? Quindi questo era un punto fondamentale. La collega prima ha parlato di meno parlando di curriculum, ma meglio, e un punto specifico proprio è stato quello sull'essenzializzazione del curriculum. Come fare veramente ad essenzializzarlo? Forse bisognerà un po' uscire dalle gabbie culturali del Novecento, e quando si parla di gabbie culturali del Novecento significa anche mettere in gioco gli ambienti di apprendimento, quindi mettere in gioco soprattutto gli spazi. Su questo noi abbiamo anche immaginato un piano per l'edilizia innovativa, non un piano dell'edilizia facile, subito, immediata, che è pur necessario adesso per la ripartenza del 14, siamo già in grande ritardo per questo, ma pensare proprio una scuola per il futuro dove veramente tutte le questioni, dove il curriculum è più essenzializzato, dove c'è una maggiore flessibilità, dove c'è una maggiore attenzione al territorio, alla sostenibilità, quindi anche nella costruzione stessa degli edifici. E noi abbiamo praticamente pensato anche a creare proprio un progetto di questo genere. L'altro aspetto, ed è stato anche accennato come fondamentale, è il problema che la scuola ha bisogno di professionalità qualificate e di nuove professionalità, quindi a parte che questo era già un punto del mandato, però abbiamo proprio provato a interrogarci su come potevano essere, come si poteva rivedere una formazione iniziale, il problema del reclutamento, difficilissimo proprio il problema del reclutamento, e il problema praticamente di una formazione continua e di ridisegnare, come si diceva, alcune figure professionali. E l'altro aspetto ultimo, per dire ma non unico, eccetera, è quello di fondo, che è il concetto di autonomia responsabile e solidale. Questo, l'autonomia responsabile e solidale è un punto ineludibile e anche un punto difficile, perché è pur vero che ne parliamo da 20 anni, ma è pur vero che non l'abbiamo realizzata e che ci sono degli elementi di criticità nel mettere proprio risorse a disposizione dell'autonomia delle scuole. Lo accennavo all'inizio Giancarlo Cerini, a questo proposito, nelle richieste delle risorse e tutto il resto. Quindi, però noi abbiamo cercato di puntare su questo, ragionando soprattutto sul problema dei patti con il territorio. La scuola da sola non ce la potrà fare, ma i patti con il territorio non è una svendita della scuola al privato, è proprio una integrazione, una collaborazione, un costruire sinergie, parola un po' scontata se vogliamo, però fondamentale per poter capire come potrebbe essere proprio la scuola per il futuro, e quindi significa patti col territorio, significa proprio autonomia solidale se vogliamo. Questi erano, diciamo, i punti essenziali su cui noi abbiamo costruito questo documento. Noi speriamo che questo documento possa essere poi, non è che abbiamo detto delle cose, non vogliamo, come dire, stupirvi con gli effetti speciali, non era questo sicuramente il concetto, era quello di riprendere invece dei concetti fondanti e condivisi e di rilanciarli per un dibattito proprio di tutto il popolo della scuola e non solo. Guardi, sul patti con il territorio mi piacerebbe indire subito un altro seminario, fare un dibattito, perché c'è talmente tanto da dire, sia per quanto riguarda il ministro delle infrastrutture, la situazione reale, quello che si potrebbe fare, sia anche dal punto di vista proprio di progettare da subito un qualcosa che sia l'ambiente scuola a livello di mura fatte bene, ma certo, non perché è il materiale. Insomma, potremmo parlare all'infinito, ma costruttivamente. C'è un'altra cosa l'infrastruttura che fa, che è la rete internet, per la didattica a distanza, sì, ok, ma là dove non abbiamo nemmeno la rete, come facciamo? Cioè, io mi metto nei panni, dicevo prima, io non sono genitore,
un nipote che adora, un adolescente, quando gli diciamo collegati, vai a scuola, non mi sembra vero. Quindi ecco, si collega a internet e va. Perché poi, riflettiamo un attimo sugli adolescenti, perché adesso abbiamo parlato dell'infanzia, del primo ciclo, cioè gli adolescenti adesso stiamo un attimino, siamo molto in difficoltà da questo punto di vista, i genitori, cioè cosa ha comportato per un adolescente con tutto quello che comporta il mondo del web? Cioè, alla fine io chiedo proprio i social digitali, preside, cosa allora, hanno fatto, che danni hanno fatto in questo momento? Io invece do una contronotizia. Gli adolescenti sono stati la categoria di età che ha risposto meno peggio al lockdown. Meno peggio mi piace però. Non posso dire meglio, c'è un meglio, eh. C'è un meno peggio però. Cioè hanno dimostrato in realtà più risorse rispetto a quello che si sarebbe immaginato. Cioè tutti noi sappiamo che se c'è una fascia di età particolarmente fragile, cioè direi fisiologicamente fragile, è quella perché è il periodo della trasformazione, della conquista dell'identità, con questa confusione identitaria che esiste nella nostra società attuale, con la difficoltà a riconoscere dei punti di riferimento, il problema del confronto con la norma e quindi l'interiorizzazione dell'autocontrollo, inutile che, insomma, cose che gli educatori conoscono molto bene. E quindi pensavamo tutti, credo, che per gli adolescenti sarebbe stato drammatico questo periodo, che non avrebbero retto, che non sarebbero stati capaci. Io quando parlo di adolescenti tiro un pochino indietro l'età, perché oramai la preadolescenza è quella della scuola media, diciamo, per usare un termine noto a tutti, e l'adolescenza comincia già nei primi anni della secondaria, della scuola superiore, secondaria di primo grado, poi dopo c'è un prolungamento ad libitum, no, dell'adolescenza, che è 40 anni, quasi quasi uno pure ancora adolescente. Però a parte la difficoltà a marcare i confini di questa fascia di età, che però ha il suo perché ci sono dei riti di passaggio e la scuola in qualche modo funziona anche come rito di passaggio, per esempio l'esame di terza media è un rito di passaggio, non ha più nessun valore dal punto di vista legale forse, perché tanto l'obbligo scolastico è spostato sul biennio successivo, avrebbe forse più senso fare un esame a fine biennio secondaria di secondo grado. Invece noi lo facciamo ancora, ma perché? Perché è un rito, è una cosa che ha valore proprio dal punto di vista della conclusione di un primo ciclo e del misurarsi con se stessi e con una situazione in cui tu fai vedere qualcosa di te agli altri. Ora, durante questo periodo, certamente i preadolescenti, io chiaramente conosco meglio loro rispetto agli adolescenti, perché io gestisco un comprensivo, quindi mi occupo dei ragazzi dai 3 ai 14 anni. Un bel po', In questa fascia della preadolescenza i ragazzi hanno certamente più autonomia, quindi hanno saputo rispondere molto meglio alla didattica a distanza, perché non hanno avuto la necessità della mediazione da parte del genitore, dell'adulto, che non è sempre stato capace. Non a caso, contemporaneamente, a proposito di patti col territorio, esiste un'associazione nel nostro territorio che si chiama Mamme a Scuola, con cui collaboriamo, e abbiamo organizzato un corso di didattica a distanza per mamme e per mamme straniere, perché potessero seguire i loro figli e quindi aiutarli, una cosa che è stata importantissima e che ha funzionato bene. I ragazzi, proprio per questa loro capacità di essere autonomi, e forse io penso, perché in realtà delle analisi in questo senso non le abbiamo ancora fatte, quindi ricerche che ci possano dare dei dati provanti non ci sono, sono estemporanee queste mie sensazioni, però neanche tanto, che nascono da un confronto nella mia realtà. Il fatto che i ragazzi adolescenti avessero più familiarità con la tecnologia e quindi si sentissero più a loro agio e forse anche più motivati a utilizzare degli strumenti, li ha protetti. Quindi hanno fatto meno peggio rispetto ad altre fasce di età che abbiamo perso di più. Non avendo necessità della mediazione dell'adulto e sentendosi forse anche valorizzati in questa loro competenza, che fino a ieri dicevamo: ma entri a scuola, spegni subito lo smartphone, adesso, non sei collegato? Collegati, perché non trovi. Siamo passati forse. L'inversione dei poli, diciamo. Però anche questo aspetto sulla motivazione va recuperato, perché la soluzione non è una o l'altra, la soluzione è: rispetto alla fascia di età, alle caratteristiche e alle risorse di ciascun alunno, il tipo di risposta educativa più adatta.
valorizzando anche sicuramente le tecnologie e lavorando tanto sulla formazione degli insegnanti. Questo lo chiedono a gran voce e cara grazia, perché noi siamo passati, veniamo da un periodo in cui la formazione per gli insegnanti non andava di moda. Anzi, c'era anche un atteggiamento sindacale molto corporativo, di chiusura, per cui non era obbligo, era diritto dovere, quindi era quasi più diritto averla, ma non dovere seguirla, e su questo. Invece adesso c'è una diversa sensibilità anche in questo campo. Io ho visto crescere il bisogno di formazione, sono contenta. Anche noi siamo contenti, perché come Raffaello ci impegniamo tanto a questo, perché adesso stiamo parlando rispetto alla fascia di età. Quindi rispetto per esempio alla fascia 0-6, come siamo messi? Adesso vediamo un attimo come siamo messi. Io volevo dire questo, che la sentiamo forte l'esigenza, la necessità di formazione, tant'è che con i RASE, con i quali stiamo progettando questo percorso insieme, grande attenzione è stata data proprio alla formazione dei genitori, degli insegnanti, a partire su tutti gli sviluppi, quindi c'è da tutto l'ordine scolastico, quindi ecco, non solo l'itario per il professore, che comunque è necessario, ma a partire anche da chi prima era un pochino lasciato da parte. Io però non voglio dire la mia come Marco Brunella, ma voglio fare una domanda al Presidente, perché lei è funzione di Presidente della Commissione Nazionale 06. Alla luce di tutto quello che siamo detti, che siamo in conclusione di questa nostra tavola rotonda, mascherine, normative, distanziamento, ma alla fine nello 06, nel sistema, come siamo messi? Qual è il quadro, la fotografia? Allora, una bolla ci salverà, nel senso che cerchiamo di approfittare dell'articolazione così dettagliata delle scuole dell'infanzia e dei nidi in Italia. Pensate che sono 35.000 piccole strutture, 12.000 nidi e 23.000 scuole dell'infanzia, quindi probabilmente questa dimensione, questa vicinanza, io definisco queste strutture strutture a chilometro zero, scuola di comunità, di prossimità. Ecco, sono delle piccole comunità, mediamente il dato per esempio delle scuole dell'infanzia ci dice che ci sono 60-65 bambini, mediamente, due o tre sezioni, quindi sono piccole comunità che si possono auto-organizzare e vanno aiutate a farlo. Però un conto è auto-organizzarsi nell'emergenza, avendo una realtà in genere costruita più di recente, in genere più articolata negli spazi, e mettetela a confronto con un grande liceo, un grande istituto tecnico, un grande condominio di 1000 o 1200 allievi. Però la complessità c'è, perché nella scuola dell'infanzia non c'è il distanziamento, perché sarebbe stato contraddittorio rispetto all'idea che il bambino, l'abbiamo sentito oggi pomeriggio, il bambino cresce attraverso lo scambio, la relazione, il corpo a corpo, la vicinanza, il gioco, eccetera. Quindi non c'è il distanziamento, anche questo lo ha detto e l'ha scritto anche il comitato tecnico scientifico, non c'è la mascherina, perché potrebbero esserci anche delle difficoltà di autonomia, insomma si ritiene che la mascherina la possa utilizzare chi se la può mettere e togliere con una certa autonomia e sicurezza. Ci sono forse le pratiche di igiene, però devo dire che l'impegno anche nei documenti ufficiali, ci sono tre documenti importanti sullo 06, il piano scuola di inizio luglio, il documento di indirizzo di primi giorni di agosto e anche l'ultimissimo protocollo, è vero, sono tanti documenti, però lì c'è qualcosa che dà ragione anche agli insegnanti o al buon senso pedagogico. Io adesso ho sentito, ieri per esempio sentivo una collega che diceva, il nostro dirigente ci ha chiesto di svuotare le sezioni, ci devono essere solo le pareti e il pavimento e i 20-25 bambini. Non dice questo, certamente non dicono questo i documenti. Ti parlano di uso ragionevole degli arredi, di pulizia, di igiene, di sanificazione, di localizzazione di attività nei gruppi, eccetera. Quindi penso che abbiamo bisogno di salvaguardare la qualità tipica dello 06, la qualità, diciamo, che riguarda, e sta scritta anche nelle leggi, io cito il decreto 65 che ha istituito lo 06, per esempio il diritto del bambino al gioco, il diritto alla relazione, il diritto all'affettività, alla creatività, cioè in questa legge si dice il bambino ha diritto alla creatività, e meno male che ci sono i bambini che ci aiutano a scrivere nella Gazzetta Ufficiale una parola che a volte sembra un po' complessa come creatività, diritto al movimento, diritto all'apprendimento. Quindi queste cose le vogliamo salvaguardare, ci sono le condizioni, costruire
cioè un ambiente, ho sentito anche oggi pomeriggio, ambiente di apprendimento. Certo, la scuola dell'infanzia è un ambiente di vita, un ambiente di apprendimento, un ambiente di relazione, questi tre elementi devono stare insieme. Si parla, credo, spero, meglio di curriculum implicito e di curriculum esplicito, cioè non c'è solo da organizzare la didattica, c'è da organizzare una giornata dove il curriculum implicito sono gli spazi, come li organizzi, i tempi, la formazione dei gruppi, lo stile relazionale. Cioè vogliamo, cerchiamo anche di fare in modo che rispettare le misure di sicurezza, di cautela, di precauzione, non vada a mettere in crisi la naturalezza, diciamo, che ci deve essere nella relazione educativa. Per questo, con un po' di curiosità, si sono viste anche mascherine trasparenti, la visierina, cioè è chiaro che c'è una maestra di Milano, ha fatto una provocazione mettendosi una tuta da palombaro, come se fosse un apicoltore che si presenta dentro una sezione, però ho visto anche immagini più rassicuranti, più friendly, più amichevoli. Credo che al centro di un buon progetto ci debba stare la parola benessere del bambino, ma non tanto, e questo credo che farà piacere anche ai genitori, ma non tanto è stato bene, ha pianto, ha dormito, si è riposato, ha mangiato, eccetera. Cioè non è un generico star bene, è coltivare il potenziale di ciascun bambino, lo sviluppo emozionale, promuovere situazioni inclusive, che non è solo c'ho il BES, c'ho il disabile in sezione, ma attenzione alle diversità, ai progressi, valorizzare i bambini, offrire delle occasioni di vita quotidiana dove il bambino ha una sua possibilità di iniziativa, di autonomia. Noi in genere diciamo curricolo ecologico, quasi olistico, cioè dove questi diversi aspetti della crescita del bambino li vediamo nel loro insieme. Questo, e concludo perché anche questo è stato ricordato, richiede capacità di progettazione, di lavoro collaborativo tra gli adulti, di riflessività. Io non penso tanto al consulente psicologo che mi viene dall'esterno, ci sono adesso, c'è un dibattito anche chi aiuta gli insegnanti. Io penso che ci debba essere una forma anche di aiuto reciproco, di riflessione, di collaborazione, di certo supervisione e sostegno professionale. Quindi anch'io mi associo agli auspici che ho sentito di potenziare la formazione, intesa non solo faccio una lezione, ma aiuto l'insegnante a ripensare alla propria esperienza, a riflettere, a fare ricerca. Quindi abbiamo bisogno di buoni formatori, abbiamo bisogno anche per la formazione di un ambiente integrato di formazione, dove c'è posto per l'editore, c'è posto per il formatore, c'è posto per il lavoro collaborativo tra gli insegnanti. Ecco, da questo insieme io penso che significhi questo, mettere in sicurezza gli insegnanti e la scuola, costruire per esempio nella scuola dell'infanzia un ambiente protettivo. Questo nelle indicazioni ci è stato chiesto dall'Associazione dei Pediatri, l'Associazione Culturale dei Pediatri ha detto: per favore scrivete che la scuola dell'infanzia è un ambiente protettivo, che vuol dire non solo che i bambini stanno sicuri, ma li protegge, li aiuta, li accompagna a diventare grandi, a crescere, direbbe Montessori, che abbiamo visto nella sua immagine protettiva, aiutami a fare da solo. Questo forse è il messaggio. Bene, perché dovete sapere che stiamo trasmettendo in diretta dalla nostra sede principale di Monte San Vito Ancona, in realtà a Chiaravalle, dove Montessori nacque. Detto ciò, siamo al termine di questa tavola rotonda. Avevo altre domande, tra cui una domanda che mi avrebbe aiutato ad introdurre la parte emozionale, perché non che adesso non abbiamo parlato, no, ne abbiamo parlato di emozioni, ma adesso ne parleremo anche di più, perché mi interessa molto, e quindi dopo le domande a Cinzia gliele faremo dopo. Sì. Bene, tecnicamente ci state seguendo la casa, avete ricevuto 4 link, uno l'avete già utilizzato, non vi serve più, ne avete altri 2 con un webinar, con un link entrerete nel webinar di Flavia Franco, la conoscete già perché ci seguite da sempre. Flavia Franco è una risorsa preziosa per la casa editrice, è un'attrice, è una maestra, una scrittrice, ecco, vi parlerà, ascoltatela. Scegliete lei oppure scegliete Filippo Sabatini. Io dico solo questo: Filippo Sabatini, la prima volta che l'ho sentito, ho avuto il piacere di sentirlo, mi sono commosso, quindi più di questo non posso dirvi. Scegliete chi ascoltare, magari poi l'altro lo vedete nella registrazione che renderemo disponibile fra qualche giorno. Finiti i webinar, torneremo qui, utilizzerete l'ultimo link a fare cosa?
a cercare di far togliere dalle scarpe quel sassolino di cui parlavamo all'inizio. Cos'è che ancora non avete detto? Perché adesso, grazie, avete detto le cose molto interessanti, utili, ma poi magari facciamo uno step successivo, vediamo cosa viene fuori. E leggeremo tante domande, continuate ad inviarci. Quindi la prima parte finisce qui, grazie per l'attenzione. A più tardi. Beh, sono...